Anche nella stagione del centenario il Macerata Opera Festival conferma e anzi fa crescere sempre di più il progetto Inclusive Opera, ideato e coordinato da Elena Di Giovanni e realizzato con l'Università di Macerata. Inclusive Opera è un programma per rendere l'opera accessibile ai disabili sensoriali di tutte le età, con un'attenzione particolare ai più giovani, ai quali vengono dedicati laboratori, spettacoli e momenti formativi specifici. Tante le attività di quest'anno, con le nostre telecamere ne abbiamo seguite un paio. La prima all'Opera in carrozza, un percorso inclusivo con le giovani guide dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dell'Ente Nazionale Sordi nelle sale del Museo della Carrozza di Palazzo Bonaccorsi. La seconda, esalazioni musicali nell'Aida di Verdi, anche qui un percorso multisensoriale tra profumi e aromi legati all'ambientazione di Aida, con l'aiuto anche del musicologo Cristiano Veroli, che ha aiutato i tanti partecipanti, venuti anche da fuori regione, ad esplorare come l'Aida interagisca con tutti i sensi. Non siamo più come nei primi anni noi a fare qualcosa per le persone con disabilità, ma sono loro insieme a noi a costruire tutto, dall'inizio alla fine, a costruire il progetto, a realizzarlo, a portare persone qui che siano di tutti i tipi. Quindi diciamo che è veramente un progetto inclusivo, cioè siamo tutti con tutte le abilità diverse che abbiamo a costruire un progetto e a usufruirne, insomma, a goderne insieme. Proprio su questo punto da sottolineare anche come lo staff di Inclusive Opera sia cresciuto anche con qualche nuovo innesto. Abbiamo due ragazzi, una ragazzina cieca e un ragazzo ipovedente che sono con noi parte dello staff fisso, che quindi collaborano a tutto, collaborano anche all'organizzazione, alla preparazione dei percorsi, delle tavole tattili, fanno parte proprio dello staff Inclusive Inclusive Opera ha anche la fattiva collaborazione del Museo Statale Tattile Omero di Ancona. Troppo spesso la società si dimentica che nel mondo ci siamo pure noi, e allora è importante che invece si provveda almeno a rimuovere certi ostacoli, certe difficoltà. E questo progetto è bellissimo proprio perché, insomma, sentite, diciamocelo chiaramente, tutti siamo in grado di ascoltare un'opera, perché un'opera già è bellissima anche solo ascoltarla nel disco, però l'opera è teatro, quindi l'opera comporta la scena, comporta la scenografia, comporta i costumi, comporta l'azione drammatica, e quindi che ci sia un'iniziativa che tende a rendere comprensibile tutto questo significa poter avere una fruizione più piena, più profonda. Chiudiamo ricordando che il progetto del Macerata Opera Festival è un progetto che ha già ricevuto importanti riconoscimenti anche di livello internazionale. Sì, i riconoscimenti sono tanti, siamo stati invitati più volte a parlare di questo progetto in contesti internazionali, due volte da Opera Europa, che è l'organizzazione europea che raccoglie i più grandi teatri d'opera. Abbiamo vinto il premio Inclusione nel 2018 e anche quest'anno, nonostante il Covid, siamo già oltre 300 presenze.